Sì, grazie, scusate, ma alle 11 appunto inizia l'aula, devo essere assolutamente presente. Vado per flash proprio perché ho pochissimi minuti e anche perché sapete benissimo in questi 5 anni cosa abbiamo fatto e quindi ovviamente adesso la palla, diciamo, ce l'abbiamo noi e quindi dobbiamo cercare di concretizzare le tante battaglie su cui abbiamo iniziato 5 anni fa. Sono 3 settimane importantissime queste e il primo punto è Europa. Settimana scorsa il Winter Package è stato posto l'innalzamento dell'obiettivo a 32% sulle rinnovabili. Oggi si tratta sull'efficienza energetica, lunedì prossimo si tratta sulla mobilità. Qui ci sono 3 pilastri eccezionali, sui quali continuo a ripetere, i mass media sono assenti, quindi l'appello è a tutti i mass media. In queste 3 settimane si decide una fetta enorme del futuro lavorativo e ambientale di milioni di europei, non solo italiani, ma di tutti gli europei, e a cascata ovviamente le filiere lavorative, perché il discorso ambientale lo sappiamo perfettamente tutti, la decarbonizzazione è necessaria, ma quanto più saremo in grado di gestire industrialmente questa transizione, tanto più manterremo i posti di lavoro attuali e possibilmente ne creeremo di nuovi. Sapete perfettamente, ne abbiamo perso 120.000 sulle rinnovabili negli ultimi 7 anni. Non dobbiamo assolutamente correre questo rischio che purtroppo stiamo correndo perché sappiamo tutti la Cina cosa sta facendo, soprattutto sulla mobilità. Il vettore elettrico è il più efficiente. Cambieremo la mobilità da fossile a elettrico, cambieremo il termico da fossile elettrico, cambieranno anche banalmente le cucine a gas da elettrico e noi dobbiamo cavalcare e gestire queste transizioni per non perdere posti di lavoro. Dobbiamo essere più presenti in Europa sia a livello parlamentare sia a livello dei tavoli tecnici, qui parlo come italiani, a livello dei tavoli tecnici in cui si definiscono i protocolli, gli standard, le normative tecniche, perché lo sapete voi molto meglio di me, è lì che di fatto si decide quali saranno le aziende nazionali che lavoreranno di più, dove viene definito il protocollo, lo standard tecnico. Poi, per quanto riguarda voi stakeholder italiani, sappiamo perfettamente da 5 anni che la cosa che ci chiedete è stabilità normativa, un quadro regolatorio chiaro, preciso, che ovviamente rifugi le norme retroattive come la peste bubonica, e qui faccio una citazione di una persona presente in aula, quindi assolutamente sì, evitare la retroattività, anzi avere un quadro assolutamente chiaro per i prossimi anni. Ovviamente adesso decreto FER, decreto certificati bianchi, sono tra le priorità, scadenza GSE, scadenza ARERA, e poi quello che io ribadisco e con questo chiudo, e scusate se scappo. Io sono qui per dialogare con il movimento è qui per dialogare con voi stakeholder. Il ruolo della politica chiaramente è centrale, come abbiamo denunciato negli ultimi 5 anni, la politica appunto nelle scorse legislature lo ha abbandonato. Non è stata fatta secondo noi una corretta politica industriale ed energetica nello specifico, principalmente perché la materia è parecchio tecnica e le evoluzioni tecniche sono estremamente veloci e tra gli stessi operatori c'è stato un discreto ritardo nel capire la portata di quella che è la rivoluzione delle rinnovabili che si stava ormai compiendo. Quindi se persino gli operatori mediamente si sono mossi con un certo ritardo, io ricordo per tutte la previsione che fece l'AIEA ancora 10 anni fa sulle rinnovabili e fece una previsione sbagliata di un fattore 10, cioè le previsioni che fece uscire erano 10 volte più basse di quello che poi fu effettivamente la realtà. Ecco, questa difficoltà nel capire variazioni così veloci, parlando su scala temporale politica, hanno messo la politica di fronte a uno stallo, non si è occupata della materia. E come abbiamo detto noi, in buona sostanza, diciamo, una grossa fetta di politica l'ha fatta l'autorità per l'energia, in particolare con la riforma della tariffa, con la riforma della tariffa che è andata ad agire in maniera implicitamente retroattiva. Quindi c'è stato il provvedimento esplicitamente retroattivo.
dello spalma incentivi e poi la riforma della tariffa che a nostro modo di vedere ha causato un ulteriore blocco degli investimenti, blocco che ci è stato riportato dagli stakeholder, per quello che io continuo a ripetere che voglio assolutamente continuare a facermi con gli stakeholder, perché la riforma ha causato una diminuzione del vantaggio nell'autoproduzione e nell'autoconsumo. Ora finalmente, proprio in questa settimana, la settimana scorsa, l'Unione Europea ha stabilito quelli che sono i principi per cui noi ci siamo battuti negli ultimi 5 anni, quindi i prosumer devono avere diritto ad autoprodurre, autoconsumare, stoccare, rivendere l'energia senza nessun tipo di onere aggiuntivo, con un costo che è perlomeno quello di mercato, a un prezzo che è perlomeno quello di mercato. Quindi è chiaro che questa pietra miliare della decisione di questa direttiva dell'Unione Europea riporta la politica a quello che è il suo ruolo, quindi di gestire, prevedere, gestire gli sviluppi tecnologici. Come abbiamo già detto altre volte, la politica non deve rifare l'errore di chiudere, di restringere quelle che sono le opzioni tecnologiche, nel senso di dire: se non ho previsto questa opzione è vietata, non la puoi fare. No, la politica deve fare il contrario, deve dire: questo è il perimetro nel quale io lascio agli operatori la scelta tecnologica, impostando la centralità sulla fiscalità ambientale. Quindi noi ti diamo la facoltà a te, mercato, di agire come meglio ritieni, sapendo però che quanto più il prodotto e il servizio che tu andrai a gestire è inquinante, provoca esternalità negative, tanto più te le andremo a tassare, a disincentivare. Come dicevo, la settimana prossima, lunedì prossima, ci sarà questa ulteriore importantissima riunione del Consiglio dei Ministri europei che discuterà della mobilità. E anche qui ricorre ancora una volta proprio questo discorso di una corretta fiscalità, di una corretta premialità, di incentivi e disincentivi, perché una delle cose di cui si discuterà sarà il meccanismo di bonus-malus sul raggiungimento dei target, in questo caso delle vetture pulite. Ecco, è stato tolto il malus. Nella bozza di direttiva hanno lasciato solo il bonus e hanno tolto il malus. Ora voi capite che se la politica agisce in questa maniera fa dei favori a determinate frange, a determinati soggetti. Noi dobbiamo ripristinare, o meglio, dobbiamo stabilire già da adesso quelli che sono meccanismi di premialità e di disincentivo in base agli inquinamenti prodotti. Nel caso dell'automotive va ripristinato il malus e va tolto anche quello che è stato un ulteriore regalo, a nostro modo di vedere, alle grandi compagnie automobilistiche, della premialità di massa, che come sapete autovetture, autocarri che superano una determinata massa possono emettere più CO2 rispetto a quelli che sono gli standard, gli obiettivi da raggiungere. Questo è uno dei motivi che ha permesso per esempio agli SUV di essere prodotti in così grande quantità, perché appunto ricevono questo beneficio dello sconto di massa. Quindi, in definitiva, la politica ha il ruolo centrale di definire le regole, poi autorità e gli altri enti hanno il compito di applicare, ma il Parlamento deve riappropriarsi completamente di questa facoltà che è assolutamente propria ed esclusiva, ed è quello che naturalmente cercheremo di fare in questa legislatura. Ripeto, la disponibilità al dialogo e al confronto dall'opposizione, sia verso la sede parlamentare che sede di governo. Come accoglie questa disponibilità? Ma non c'è neanche bisogno di dirlo, assolutamente il dialogo va fatto con gli stakeholder, va fatto con tutte le parti politiche, per cui con l'onorevole Benamati parlavamo l'anno scorso, parleremo anche adesso, dico lui per dire tutta l'opposizione, ci mancherebbe altro. Normalmente è nel confronto che escono le idee migliori. Io voglio solo sottolineare che siamo di fronte a un momento veramente particolare, perché abbiamo gli investitori internazionali che sono alla ricerca dei progetti su cui spostarsi, perché è in atto il processo di disinvestimento dalle fossili, il famoso divest fossil, quindi si stanno liberando ampie capienze proprio economiche e gli operatori, gli investitori stanno cercando i progetti da finanziare.
e in questo momento non stanno venendo un granché in Italia, stanno andando su paesi che magari hanno una redditività minore in termini soprattutto di rinnovabili, ma hanno la certezza politica della situazione della normativa e quindi vanno lì dove sanno che la garanzia del loro ritorno, anche se magari più lungo, con un rendimento più basso, però è più certa. Quindi noi non possiamo assolutamente, a maggior ragione, perdere questa finestra temporale in cui stanno cercando investimenti sia nel settore delle ferre, e poi ricordo, ritorno ancora un attimo sul tema delle auto elettriche, perché lo sappiamo tutti, le auto elettriche chiudono il cerchio delle rinnovabili, con la loro possibilità di stoccaggio delle eccedenze, dei picchi di produzione e poi di dispacciamento durante tutto il periodo in cui sono ferme, diciamo, collegate alla rete, per cui sono assolutamente strategiche in entrambi i sensi. E anche in questo caso guardiamo all'esperienza di Cina e 10 stati degli Stati Uniti d'America che hanno posto dei target obbligatori, e quindi le case automobilistiche sanno perfettamente che in quel mercato venderanno un tot automobili perché c'è un target obbligatorio. E in questa maniera sono incentivate a investire in quelle nazioni, perché sanno che il mercato è sicuro, è obbligatorio raggiungere determinate cifre di auto vendute. Ecco, io suggerisco di valutare anche qui in Europa, in Italia, questo tipo di target obbligatorio per dare modo agli investitori di avere certezza che verranno vendute un tot di automobili appunto in Europa e quindi far rimanere la filiera qui in Italia. Per il resto sono anni che ripetiamo che ci sono delle misure a costo zero o vicino a zero per far scendere il costo della bolletta energetica e quindi recuperare competitività degli italiani e ovviamente anche alleggerire lo sforzo economico dei cittadini. Quindi sono le solite cose che da 5 anni diciamo, in particolare la partecipazione piena delle rinnovabili al mercato dei servizi ancillari del mercato elettrico. Sono anni che stiamo aspettando, non sono state ancora pienamente annesse e quindi agiremo assolutamente su questo, come naturalmente sugli SDC, che adesso l'Unione Europea ha stabilito essere perfettamente legittimi, è cosa che noi invece abbiamo vietato alcuni anni fa, quindi ripristineremo anche questa situazione. Dobbiamo dare maggiore attuazione agli aggregatori che sono partite le UVAC, le UVAM, però anche qui siamo ancora in fase, secondo noi, iniziale, dobbiamo fare decisamente uno sforzo superiore, così come la demanda response, e siamo assolutamente coscienti del problema degli oneri generali del sistema. Sappiamo che c'è questo problema, sappiamo che naturalmente non possiamo far pagare al cittadino i costi di chi si autoproduce l'energia e quindi si toglie, diciamo così, una fetta di tassazione. Sappiamo che questo problema esiste, ma abbiamo anche delle idee su come appunto risolvere questa situazione. Termino con l'invito assolutamente pertinente del collega Benamati di dire queste sono misure che vanno concordate almeno a livello europeo, assolutamente sì, e quindi l'invito è al governo, all'opposizione, a tutti gli stakeholder di concretizzare, di valutare quella che da alcuni anni si discute, una qualche sorta di border tax che vi vada a internalizzare le esternalità negative e in questa maniera la competitività delle industrie europee e italiane in particolare, che sono mediamente più pulite, salirebbe immediatamente. Quindi in questa maniera noi non agiamo in maniera protezionistica, non andiamo contro le regole del World Trade e riusciamo a proteggere le produzioni italiane che mediamente sono molto più pulite. Quindi questo sia un'altra delle cose che la politica deve riappropriarsi velocemente del suo ruolo di decisore e orientare appunto con questa forma di fiscalità ambientale quelle che sono le produzioni interne ed esterne, e in questa maniera appunto riusciremo a far recuperare immediatamente competitività alle aziende italiane ed europee.